scusi. Buongiorno. Volevo... Sono Jeanette. Johnny. Piacere. Piacere. Volevo andare al rifugio Faller. Sì. E l'avevo già fatto a piedi, quindi volevo capire se potevo oggi magari prendere una bicicletta. Certo. Ma con questo è più facile, sicuramente. Mi spieghi un po' come funziona? Allora. Subito. Questa è l'accensione. Ah, quindi non è una bicicletta normale, non è una mountain bike. Pedalata assistita, perché sennò... Quello che mi ci vuole. Un'oretta al massimo sei su e non su, fidati. Davvero? Certo. Wow. Se fai su il sentiero hai una parte un po' ripida. D'accordo. Però è bello perché ci sono tutte le sculture che ha fatto Ciro Viaren. Non voglio perdermele. Percorso. Sono circa 120 sculture. E se no, devi scendere un pochettino e fai su la strada sterrata, sono esattamente 8 km. Che è un po' più piano. Sì. Un po' più dolce. Sì, sì. E ho visto che ci sono anche dei cavalli, perché a me piacerebbe provarle in tutti i modi. Sì. Avete anche dei cavalli? Guarda, oltretutto, stavo giusto per dirtelo, siamo riusciti a fare un gruppo su Facebook. Sì. E abbiamo creato appunto questa paginetta Facebook, Le Village di Faler. Sì. E abbiamo fatto anche un piccolo logo, stiamo collaborando tra di noi. Ah, quindi perfetto. Se vuoi andare a cavallo, se vuoi andare al rifugio avrai il 10% di sconto sulla cena, o se prendi degli appartamenti, o se vuoi venire da me a cena o al ristorante qua sotto, stiamo collaborando tutti quanti assieme. Anzi, tutti uniti per il Faler. Tutti uniti, Le Village di Faler. Le Village di Faler. Perché è un discorso aperto. Ti lascio il bigliettino. Benissimo. Perfetto. C'è il mio timbro dietro, così ti fanno lo sguardo. Ah, allora non mancherò. Quindi da far vedere su a Ciro. Esatto. Johnny, sono pronta. Pronta. Allora, destinazione rifugio Mont Faler. Ma tu sei sicuro che io ce la faccio? Il primo pezzo è un po' dura, ma poi ce la facciamo, vedrai. Dai, partiamo sul difficile, così dopo sono più tranquilla. Va bene. Tu mi accompagni un pezzettino? Un pezzettino, poi devo lavorare io. Dai, volentieri. Okay. Andiamo. Andiamo. Già di qui? Un po' più su? Dai. Johnny, guarda un po' qua. Questa è nuova. È nuova? Sì. E cosa ci dice? Ah, che il museo... Inizia qua il museo a cielo aperto, anche se dobbiamo in verità c'era già qualche scultura qui sotto. Poi sai che qua, al 23 luglio, abbiamo fatto il concerto di Carmen Consoli. Ma dai, sì. Quante persone ci sono state? Guarda, sicuramente più di 3.000. Bellissimo. Abbiamo contato le macchine che erano tutte perfettamente parcheggiate, anche grazie a... ai pompieri di Saint-Pierre, alla Proloco e tutti varie associazioni. Tutti si sono uniti per questa tutti grossa uniti, manifestazione. Bellissimo. E Vetà ha avuto problemi a livello poi di... perché immagino un grosso numero così, a livello di organizzazione, dopo Guarda, la festa. Ti garantisco che è andato tutto bene. Però l'unica cosa è che abbiamo trovato 4 bicchieri di plastica. 4? Su 3.000 persone. Fantastico. E una bottiglietta, basta. Che bello, quando tutto si va in montagna con questo pulito. Spirito continuo, tu rimani con me o rientri? Ah, ti lascio andare, io rientro. Dici che ce la faccio? Ma vediamo, se proprio ti vedi in crisi ti raggiungo. Okay? D'accordo, tanto vedo che ci sono le mucche che mi accompagnano, poi c'è la signorina qua o il pastorello e vediamo un po' cosa mi aspetta. Non puoi sbagliare, il sentiero è tracciato benissimo. D'accordo, poi se non vedo più sculture di Ciro vuol dire che non sono sulla buona strada. Esatto. Grazie Johnny. Ciao. Ciao. Alla prossima. Grazie, ciao. Ciao! Jeanette! Che c'è? Io sono Massimo. Io ho bici due ruote, tu quattro motrici, diciamo. Cosa state facendo? Trekking a cavallo, passeggiate di un'ora più ore, si va al rifugio, si va al Vallo Invertasano, o se no si sta nei dintorni. E tu sei una guida? Sono accompagnatore e tecnico equestre. Ah! Ho fatto due corsi qua in Valle d'Aosta, già ormai sono già più di 10 anni fa, e ho mantenuto questa passione, diciamo. E quindi d'estate tu accompagni i tuoi clienti? Sì, non solo d'estate, faccio anche gli altri periodi della stagione, quando il tempo permette, se non c'è troppa neve, se c'è possibilità, si fa. Se magari scende un po' più in basso, in inverno.
niente. Allora, Massimo, io ci ho provato con la bicicletta e non è stata facile, ma adesso voglio arrivare fino al rifugio. Mi fai provare a montare a cavallo? Va bene. Dai. Ok Massimo, torno da te la prossima settimana. Sì. No. Nando, tu sei in gamba. L'accompagnatore è molto importante, il cavallo seguono l'accompagnatore, è un grosso aiuto per loro. Ascolta, io nella vita faccio sempre una cosa alla volta. Oggi imparo la bici, sì. Prossima settimana mi aspetti? Ok. Mi porti su al rifugio? Va bene, porta su anche i tuoi amici. Volentieri. Sì, giusto, da questa parte qua. Quanto ci va ancora? Ancora 10 minuti. 10 minuti? Sì, tranquillamente. Ma come vi trovate queste biciclette? Bene, bene. Molto bene. Prima volta? No, vediamo. Sì. Lui sì. Sì. Io sì, la prima volta con la pedalata assistita. Molto meglio. Molto meglio? Sì, diciamo, aperto un po' a tutti. La montagna accessibile per tutti, diciamo. Davvero? Ma invece per te non è la prima volta? No, no, ce l'avevo già e ogni tanto si va a fare qualche escursione. E su cosa avete fatto? Avete dormito o solo... No, proprio oggi abbiamo fatto proprio l'aperitivo al Mont Faler. Cioè al rifugio Faler. Dunque siamo partiti alle 3:30 da Vetin. Mezz'ora e siamo andati su. Mezz'oretta. E adesso cena. Una bella birra valdostana e via. Ma che meraviglia. Sì. La montagna è davvero per tutti. Sì, certo. Sì. Pensate che Siro ha preparato l'aperitivo anche per me. Sicuro. Secondo me sì. È lì che sta già scolpendo qualcosa e sicuramente... Vado ragazzi, grazie. Okay. Ciao, te, ciao. 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 Fermata bus, salita ore 3:15, 8:30, discesa ore 4, 10:10, lunedì chiuso. Dunque oggi siamo mercoledì, allora oggi c'è, aspetto. Ma intanto mi riposo un po'. Con sto Andy? Stiamo tornando giù dal rifugio. Ma sei tu la guida alpina qui del gruppo? No. Ma vai spesso in montagna però? No, non ci vado tanto, una volta all'anno. Però ti piace? Sì, mi piace. E voi ragazzi datemi nome perché qua... Non gli stiamo dietro. Ma Siro, sto pullman non arriva. Io riprendo la mia bici e continuo. Inizio ad aver fame. Sì, Siro, ciao. Vado. Bien, bien, dai. Che spettacolo. Tornai come vuoi, spettacolo. Pete di la sera verruturta. Come si può dire? Tan paralink, paradis de sculpture, l'otto mondo. Beh, quando vengo in chia, tu prendo riposo tranquillo, invece quando in chia caccia, che non fa da tagli. Te vai l'altro cuti. Te vai l'altro cuti. Ma una cosa strana, te vai l'altro cuti. Comunque, dai, lo posso, quando c'è pure. Ci si può anche di cui nebbio, di temporale, sempre c'è. E tu, merci a Siro. Come Siro? Uai. Lo buongiorno che la fai un posto qua. Uai, ma tu lo tragli che ti affitti la fai qua. Ma tu ci che abbastanza, come si dice, staccano vista, via. Da buon. Aprita, vuoi a due sprocchime? Si rifugio pari speciale da Ionei, tu me lo... Se ti interessa, perché no?
Senti, com'è? Tutto bene? Vi piace questo rifugio? Sì? Siete un po' stanchi? Dimmi un po', siete saliti con l'aereo, con l'elicottero, in bicicletta, con la canoa o a piedi? A piedi? Tutti? Allora Carlo, è da coraggiosi venire in rifugio con tre bambini piccoli o si può fare? Si può fare. Si può fare? L'abbiamo già fatto, per cui possiamo assicurare. Da dove siete partiti? Siamo partiti da metà. Da metà a piedi con i bimbi? Mi ha fatto il sentiero nel bosco. Cosa? Con tutte le statue. Ah, ecco, cosa che ti è piaciuto di più? Quale statua ti è piaciuta? Qual è la statua che ti è piaciuta, la scultura che ti è piaciuta di più? Anche fatto, adesso non mi... Gli scoiattoli, dai. Gli scoiattoli, poi l'avete visto il bimbo che pescava. Poi qual è che vi ricordate, la mucca? Sì, il lupo. Il lupo. E lì guarda, adesso è il momento di finire. Stambecchisci la montagna. E Michele, papà e mamma ti portano sovente in montagna. Sì? Quante volte andate in montagna? Ma in realtà veniamo ogni estate. E voi venite da dove? La Rianza. La Rianza, sì. Quindi la Valle d'Aosta è un punto di riferimento per la montagna? Sì, sì. Sì. Vediamo sempre in Val Grisaccio. Val Grisaccio. E poi iniziate a girare, quindi oggi siete un po' fuori casa. Siamo fuori casa, sì. Allora, vous êtes... Je suis hollandais. Hollandais. Oui. Donc, c'est de l'Hollande jusqu'au refuge Montfalère. Oui, c'est une longue... Promenade. Promenade. Non, non. Non, nous sommes en vacances en Suisse. Et nous avons vu sur Internet la possibilité de faire le tour, tour du Falaire. Falaire. Oui, c'est ça. Donc et, vous avez fait ce refuge et après un autre. Oui, le premier refuge, c'est le Chaligny. Oui, parfait. Et là, donc aujourd'hui, vous dormez ici et demain matin. On retourne à Saint-Oyen, la voiture est là, alors et après, on repart. Très pratique. Eh bien, bien. Alors, bon appétit. Merci. Et bonne soirée. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Salut. Bonne chance. Merci. Au revoir. Et te l'as pas anche tu qui, parce que papa Siro, l'histoire de ce refuge. Madonna, siamo partiti nel livello di un mole d'ose. Le dose siamo partiti come famiglie, inesperti, fanno solo campo, ognuno famiglia. Ouais, ouais. Ah, e dopo, plan plan, non finiamo l'esperienza, l'organizzazione fa case tutte. Yeah. Allora, sentiamo a e le baghe vanno, le clienti sono aumentate, dopo noi abbiamo organizzato in maniera diversa. Te l'andemi che ti cica, si dica questo giorno le baghe ci capivo, le hai inventate in un'altra di qualcuno, di zii che parte un vito l'amateur, spiegami lei. Ah, don. Lì che per un mese di settembre che ci siamo in movimento, organizzando capi di baghi e non volevamo fare un magazzino per promuovere lo Falaire. Qual? E Zancuna abbiamo un rifugio, ci sono zone di Falaire che ampliamo per il TG Lazy Tail, l'Alba. Lo, oh. E allora ne presta bagasse al volo e hai a 3 ore di mattino. 3 ore di mattino, vuole cliente parti sera. Qual? E le portessi a avere l'Alba. E, wow. È una baga unica. Ah, wow. Lo Falaire è anche una montagna zenta per sé, perché li mette nella Val d'Aosta e c'è cielo 4 mele all'interno. Spettacolare. Beh, le fanze. Oddio, l'armellino, non ci vuole. Ah! Ma com'è? Ah, ma scusa. Guarda com'è simpatico, guarda qua. Ma che spavento, ma ha paura di un armellino. Non sapevo che. Plein de travail. Ce n'est jamais. Ce n'est jamais. Vendez-moi que vous êtes le boss, Celia. Ouais, le boss, però n'a rien que ma côte, rien que ma crée, però va bien. Le va bien Paris, le prix Paris. Venir anche en demande, quand est-ce que vous connaissez? E ormai sono 40 anni. 40 anni, ma io, in montagna? No, 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 no. Ma a Danci. A Danci? Ah, ma dove più Danci? Beh, dai. Nicole, come lei? Bien, bien. In modo? Bien, bien. Quando è che ti devo al Grosenz?
si mangiava là. E come mai ti mangiava là? Perché fino a scuola alberghiera, donna mi mandai in capillo stage e si trova bene e non si continua ieri a travagliare. Ma da più di te lei che tu travagli? Ah, un mese, lo travaglio un mese tu. Cos'è la cosa che ti manca di più quando sei al rifugio? Il telefono? No, il telefono no. La mamma? No, un po' gli amici, un po' la compagnia, ma... Ma mi ha detto Nicole che ogni tanto scendete comunque. Sì, io fortunatamente vengo solo sul sabato e la domenica. Quando c'è più lavoro? Sì, invece questa settimana sono rimasto su perché è settimana di Ferragosto, c'è più gente. C'è più gente, e però ti ho visto ai tavoli veramente in gamba, veloce. Tu fai questo normalmente di lavoro o cosa fai? No, mi hanno chiamato per aiutarmi, quindi ho accettato volentieri. Caspita, è un futuro, Luis. Allora, Dominique Hervé da? Bourget. Ah, proprio turisti. Turisti, però, esatto. Prima volta da... al rifugio Palermo? Prima volta. E perché? Perché il signore mi ha fatto un regalo di compleanno, domani è il mio compleanno e dormiamo in tenda. Allora, ah, in tenda? In tenda, sì, per la cena al rifugio. Ah, e dov'è sta tenda? Qua dietro. Veniamo a trovarvi. Fate bene a dircelo. Che c'è? Prima comprendo. Te can lei che ta lo primi cu prei e comincia a fiero scultor ca? Non sapevo pa, sai o boss, cominciavi lo pinel, ma non ti rappello pa. Tu te rappello pa canta cosa? Comincia a casa lo all'agricoltura, spre perché so che gliene è un corso di scultor. Ua? E se lo lei le ho giso, ecco per me. E sì. Appena comprai che tagli la manuali tu, che li è pa... Li ambaga, ecco. Io a passione di me sai che io ne arrivo festo di amici e si coinchiai, dico sempre la voglia del zappotì. Tu sa se anche lei, Siro, le che le parla anche la voglia del zappotì, le che non ha una genialitudine di un sangue di film. Me vai io, non vi lo impugnassi di rifugio, na de zovre che se vai che le pa renke l'ovre in sé, te le bette to zorca che baghe, na de zidì ci capi fuori di normale. Me si restai ogni agua a tendro lo bus. Per me potrei anche che sei dolore a te, ma è pacchi non hanno di player. Come ti vengono? Cioè se io resto il mio adesso per sei pacchi della schiena, per me potrei anche essere dolore a te. Ma come ti vengono se ti esibis, dimmelo? Beh, che se ci dà la moschierse, le divini un sì, mi divertei, sono già che non fai il ma vado da campagneria, da solette. Va. Fai il portafoglio, il volerio. Ni fai tanto di scrittori di caperie e le di l'amo, i compagni che le di l'amo la baga per passare da giorno, e se anche per me le sono portate. Rio me, rio là, e vedo che va le tramite, picchi via. Ecco, spiegano la via di rifugio, perché noi che arriviamo, che troviamo tutto presto, tutto buono, tutto a modo, ma sai che vuol dire per voi? Vuol dire un traglio, cammino da dove sei son, io diamo davanti, da lì fuori, fa organizzi tot, chi è che ti si traglia di te o la fenda? No, niente, sì, me, lo garçon, fate comprare alla fenda. Fa un pensiero tra casa e mi porta tutto il palo, perché quando va bene si divide lo bene, quando il baglio va male si ha portato mente il palo, perché da, è un impegno qui, soprattutto di fuori quando devi vincere, se passa funziona tutto, se il baglio è saluto, la tensione è bianata, poi quando vedi che tutto parte, ti tranquillizza, però E apri... lo traglio ben pesante, ben culo niente tra il guigno, però la soddisfazione, ecco, dire tu la soddisfazione, e allora, non sono tre mesi, ecco, quindi non ho riposato un po' di mezzo dopo. Di buona nanna ai nostri ospiti. Ah, siete pronti? Dipende, cosa ci aspetta? Allora vi lascio accomodare sul letto. Cominciava a far notte ed il falò accesi tra le rocce di Chameran ed il castello di Sel brillavano nel buio. I fuochi del Comboé si nascondeva il costone, ma quelli di Amé sì che li vedevo. Chi
chissà quanta legna ci avevo buttato per farli tanto grandi. La fiamma, stanno dormendo. Ta-da! Eccoci qua! Ciao! Pare di conoscervi! Benvenuti nella nostra dimora. Nella suite imperiale del rifugio. Come va? Molto bene, non fa neanche freddo. Non fa, ma proprio zero. Per ora, poi... No, pensavamo peggio. Sì. Come siete organizzate? Fatemi capire. Allora, molto semplice. Un sacco a pelo a testa, materassino. Sì? Basta. Calzettoni, vedo. Calzamaglia. Facile. E adesso una storiella e poi Ananna. Va bene, va bene. Perfetto. Vuoi raccontargli la tua storiella o ve la racconto io? Ma fai te, Gabriele, visto che sei esperta, no, hai già fatto l'aumentare un rifugio. Allora, dopo vuoi. Anche buon calduccio per davvero. Sì. Da quel giorno spesso ripeterono quel canto, cullando i loro sogni al calmo respiro del lago. Ma una sera, al tramonto, mentre intonavano il consueto motivo, sguazzando con i piedi nudi nelle onde, alla fanciulla dalle guance di rosa, un dolce invito giunse dalla profondità del lago. Vi scivolò trascinata da invisibili mani e le acque si chiusero sul suo grido d'addio. Col cuore gonfio d'angoscia, le sorelle... Stanno dormendo, ho addormentato tutti. Posso andare a dormire anch'io. Buonanotte, buonanotte. Te ne racconto una anche a te. Andando a caccia di anime per le strade del mondo, Cornetta si trovò un giorno a passare per Pollen e subito, con il suo infallibile fiuto, colse nell'aria qualcosa che gli fece rizzare le antenne. La gente non si poteva dire, fatta qualche eccezione, che fosse tanto caro. Quante sculture hai realizzato? Perché ne abbiamo incontrate tantissime e sicuramente tante non le abbiamo ancora viste. Sinceramente non so neanche io quante ne ho messe, perché non è che le ho segnate e poi qualcosa le ho portate via. Ah. Qualcuna, ma poca roba. Ah. E poi non ho mai fatto il conto. Ma dovrei proprio mettermi lì, però sì. Sovente scendo anch'io sentiero, anche lungo il bosco e non le vedo. Perché non mi ricordo più dove l'ho messo. Non ti ricordi più dove l'ho messo. Ho incontrato Johnny, mi ha detto che fate rete, abbiamo parlato prima del fatto che la tua famiglia lavora qui insieme, ma in realtà voi, come vi accennavi prima, state lavorando con più, vi siete allargati anche proprio collaborando con Vetan, con altre persone che fanno in modo che il territorio non muoia. Questo è bello. Perché ci troviamo a colazione del burro che si vede che è di alpeggio, il latte, quindi insomma è un lavorare tutti insieme per far vivere. Per far turismo deve essere così, diciamo adesso da quando è partito il rifugio c'è movimento intorno al Faler, sia dalla parte di Saint-Oyen che dalla parte di Vetan, e allora tutti sono interessati e ho visto che anche le persone di Vetan fanno quasi da guardiano d'inverno alle mie sculture, perché è interesse di tutti mantenerle, che questo museo vada avanti. Funzioni. Allora, grazie di tutto. Ciao, grazie. Alla prossima, certo, vi aspettiamo. Io mi inchino di fronte alla sua bravura. Io non mi inchino, se no sono già tocco per terra. Adama, merci ancora. Ciao, merci a voi. Au revoir.
alla proscena. Ciao, grazie. E Siro è già via al lavoro. È già via. Allora alla prossima. Vi ringrazio. Davvero. Ciao. Qualcuno ha dimenticato un portafoglio, l'ha perso. Aspettate, Ma Siro, anche questa è tua. Incredibile.